Dal 2015 è sempre più massiccia la presenza di smartphone, tablet, di social network. Sono dei servizi che comunque permettono di usufruire contemporaneamente di diverse, attività. Si può parlare di dipendenza? Allora, per quanto riguarda il concetto di dipendenza, la questione è piuttosto controversa perché il tema di dipendenza porta con sé delle conseguenze che sono sicuramente da un punto di vista psicologiche, ma sono anche e soprattutto di tipo biologiche. Quindi il concetto di dipendenza è fondamentalmente legato alle sostanze stupefacenti o all'alcol e così via dicendo. Anche se esistono per esempio dipendenze particolari come ad esempio la ludopatia, no? Che è una dipendenza che ha sicuramente ha a che fare con il gioco d'azzardo, però ovviamente ha delle conseguenze di rilascio. Di endorfine, quindi ha degli effetti biologici. Per quanto riguarda la questione della dipendenza legata ai media digitali, alla nostra passione per i tablet, per i telefonini, eccetera, eccetera, io avrei molta difficoltà a utilizzare questa categoria, perché ovviamente questo concetto di dipendenza negli ultimi tempi è piuttosto controverso. Questo però non vuol dire che ci sia appunto uno stretto rapporto fra le persone e questo tipo di tecnologie, ma secondo me la dipendenza non è nella tecnologia, ma è nella nostra voglia, il nostro desiderio di stare costantemente in contatto con le persone che noi riteniamo importanti e opportune. Quindi secondo me il concetto di dipendenza è un concetto troppo forte da utilizzare per questi tipi di mezzi di comunicazione, mentre il concetto di passione, di interesse, di voglia di stare costantemente in contatto con la propria rete di contatti, secondo me rende l'idea del perché, per esempio, quando viene meno la connettività, internet, noi ci sentiamo, alcune persone si sentono, diciamo, un po' perdute, perché non hanno più la tecnologia, non hanno più la tecnologia che gli permette di stare in contatto con le persone con cui vorrebbero essere. Secondo lei, come potrebbe essere la società del futuro? Ma diciamo che ragionando per estensione, cioè vedendo un po' quali sono le linee che si stanno imponendo negli ultimi tempi, che sarà una società sempre più tecnologica, nel senso di opportunità di relazione sociale permesse dalle tecnologie digitali, ma anche un tipo di società, diciamo così, sempre più complessa, perché noi dovremmo interagire non solo con persone, con tecnologie, ma anche con gli algoritmi, cioè con i software. Ormai sappiamo per esempio che se una cosa non è su Google, non sappiamo dove si trova, non sappiamo che esista. Quindi sicuramente sarà una società in cui il ruolo della tecnologia sarà un vero e proprio attore sociale, e di questo dovremmo fare i conti, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista politico.